Buonasera e bentrovati al TG News di Nuvola TV. Non possiamo non aprire con la notizia che ieri abbiamo avuto a proposito della festa Scudetto del Napoli. Al triplice fischio di Udinese-Napoli anche sull'isola d'Ischia è esplosa la festa dei tifosi azzurri che dopo 33 anni hanno potuto finalmente esultare per la vittoria dello Scudetto. Forio Ischia, come di consueto, i punti più frequentati, ma in tutte le strade dell'isola si è festeggiato il successo degli azzurri. Nuvola TV ha seguito in diretta le emozioni della gara e successivamente della festa, raccogliendo a Forio le emozioni vissute dai tifosi. Guardiamo il servizio. Allora Michele, con il fumogeno, allora dopo 33 anni finalmente si gioisce. È un'emozione immensa. E io a nome del club Napoli Isola d'Ischia, di tutti i nostri soci e di tutti i tifosi del Napoli, devo solo ringraziare il presidente Aurelio De Laurentiis, perché ci ha regalato un'emozione fantastica. Io fin dal 2004, da quando lui ha preso il Napoli, ero strafelice e sono sempre stato dalla sua parte. Il Napoli ha giocato un calcio fantastico, negli ultimi anni è stato scippato, perché ha giocato bene, però purtroppo è andata, come abbiamo visto, con tante situazioni poco chiare. Però finalmente dopo 33 anni ce l'abbiamo fatta. Forza Napoli! Grazie presidente e grazie a mister Luciano Spalletti. Speriamo di portarlo a Ischia, a mister Luciano Spalletti e al presidente De Laurentiis, sperando che di averli tra noi del club Napoli sulla Ischia. Allora, un commento su questa vittoria. È stata una vittoria che racchiude tutto un periodo storico di 33 anni. Noi l'abbiamo vissuto tutti, l'abbiamo vissuto prima nell'era di Maradona, poi nell'era del fallimento, e questa è una ricompensa per chi ha sempre creduto in questi colori. Napoli merita questo traguardo. Però che sia soltanto un punto d'inizio, un inizio per un ciclo che si può aprire, e soprattutto è una vittoria importantissima per la città, che sta scoprendo un nuovo rinascimento praticamente, sta vivendo questo potrà far sì che cresca ulteriormente, quindi Ischia ancora una volta si dimostra molto, molto legata al capoluogo campano, quindi i festeggiamenti a Ischia sono pari a quelli di Napoli, quindi noi come club dell'isola d'Ischia siamo fieri, abbiamo vissuto quasi tutti gli eventi del Napoli qua alla sera. Ragazzi, raccontateci le emozioni. È un'emozione indescrivibile. Ma è la gioia più grande che non sarà via da Juve, che stanno e sarà presa il Napoli. Forza Napoli! Grazie! C'è un grande tifoso del Napoli qui che è Giacomo Pascale, sindaco. Hai atteso questa gioia 33 anni, tu c'eri. Beh, innanzitutto bisogna dire grazie a Dio, perché 33 anni fa c'ero e ci sono anche oggi. È un'emozione incredibile. Questa è una vittoria che riscatta il meridione d'Italia, che appassiona un popolo, una città, una regione intera. È un'emozione indescrivibile. Che cosa riesce a fare il calcio? Senti, hai deciso di vivere qui a Forio, in questa piazza che nelle ultime partite è diventata un po' il centro di ritrovo per molti, ecco, è stato emozionante anche condividere la gioia con tanti altri tifosi azzurri. No, frequentato sempre lo stesso ristorante per Scaramanzia finché si vinceva. Con questo locale siamo arrivati al titolo, e quindi squadra che vince, amici, non si cambiano.
E i festeggiamenti per la vittoria del Napoli sono andati avanti in tutta Italia e all'estero, ma ovviamente è Napoli la città protagonista della festa azzurra. Un fiume di cittadini ha affollato strade, piazze e quartieri festeggiando con grande entusiasmo quello che è un successo meritato ed unico per la storia del Napoli. Il nostro inviato Luca Antonio Pepe ha raccolto le testimonianze di alcuni tifosi proprio a Napoli. Vediamo il servizio. E allora eccoci nel cuore della festa, ci troviamo in questo momento a Piazza Trieste e Trento, dove tutta Napoli sta raggiungendo il cuore della sua città, che è Piazza Trieste e Trento, e soprattutto Piazza del Plebiscito. Se fai vedere un pochino le panoramiche che stanno dietro di me, vi potete rendere conto del clima di festa, del clima di gioia. In questo momento ci sono decine di migliaia di persone annidate qui, Piazza Plebiscito. Se vedete là invece sul cornicione del Palazzo Reale, ci sono giornalisti provenienti da tutto il mondo. Ci sono ragazzi, giovani, meno giovani, uniti in un unico clima. L'Italia è colore in bianco azzurro! Allora, cosa si respira questa sera? Un'emozione fortissima, la sensazione brava prima, fidando. Guarda Napoli! E allora la festa continua qui nel cuore di Napoli, a Piazza Plebiscito. Ragazzi, forza, allora Napoli! Che emozione state provando? Tanta, tanta, siamo emozionati. Quante persone ci stanno là dietro? Milioni! Che emozioni stanno provando voi ragazzi che siete più giovani, che state vivendo l'emozione del primo scudetto? Ma non si può spiegare, sai perché? Perché io non sapevo mai che era lo scudetto, io sono abituato a vincere la Coppa Italia e Patatello Pallù. Oh, lo scudetto è la prima volta, cioè, bella e buona che tutta sta gente, a chi si calletta. Che clima stiamo vivendo questa sera? È un clima incredibile, l'attesa ha aumentato il desiderio sicuramente, non dovevamo vincere la scorsa volta, ma questa, forza Napoli! Allora, è la prima volta che vivi delle emozioni, immagino, con questo scudetto. Sono 33 anni che stiamo aspettando questo momento, questa è una rivincita non solo di una squadra ma di un'intera città. E beh, allora questo clima di festa che sta ravvivando la città di Napoli in qualche modo rappresenta per te anche una forma di riscatto sociale. Questo sicuramente è un riscatto sociale di una città che è in forte crescita, anche il turismo sicuramente sta diventando sempre di più il punto di riferimento di tutto il sud Italia. Cosa vogliamo dire? Una ragazza timida. E però noi del Napoli siamo felicissimi per questa vittoria, è importante per noi perché è stato tanto tempo fa l'ultima volta e quindi ci siamo riuniti tutti qui perché Napoli è il cuore e quindi noi siamo con la squadra che ha vinto finalmente. Si è andata benissimo! Con questo clima di festa vi salutiamo, a voi studio. Bene, lasciamo queste bellissime immagini delle esultanti per la vittoria dello scudetto del Napoli. Ci occupiamo adesso, torniamo ad Ischia per una notizia di cronaca. Ieri pomeriggio un poliziotto del commissariato di Ischia ha ricevuto una segnalazione da un cittadino il quale ha comunicato che sua madre e sua zia, ultra novantenni, avevano subito una rapina nel loro appartamento di via Fondobosso ad Ischia. In particolare lo stesso ha raccontato che un uomo si era introdotto fraudolentemente nell'abitazione fingendosi amico di un familiare e dopo essersi fatto consegnare 5.300 euro da una delle due donne ed aver asportato altri effetti personali si era poi dato alla fuga. I
poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, lo hanno rintracciato nei pressi del porto dell'isola, a bordo di un aliscafo, trovandolo in possesso del denaro sottratto poco prima e di alcuni documenti intestati ad una delle due donne, nonché di un bancomat, due sim telefoniche e di uno smartphone, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Inoltre hanno accertato che l'uomo, dopo aver ricevuto il denaro, di fronte al tentativo di una delle due donne di rimpossessarsene, l'aveva strattonata per poi chiuderla a chiave in cucina ed aveva altresì spinto l'altra in camera da letto per sottrarre alcuni effetti personali delle stesse. GL, queste le iniziali del 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per sequestro di persona, rapina e ricettazione, mentre il denaro e i documenti personali sono stati restituiti alle due donne anziane. Occupiamoci ora di politica. Dopo un lungo confronto con parenti ed amici a seguito della frana del 26 novembre 2023 che ha messo in ginocchio Casamicciola, Giosi Ferrandino si è da subito attivato per mettere a disposizione della comunità la sua esperienza politica. Alle numerose sollecitazioni ricevute dai suoi concittadini, l'europarlamentare risponde con la sua candidatura a sindaco per avviare una nuova era. In un video postato sui social, Giosi Ferrandino ha spiegato i motivi della sua candidatura ed i progetti del futuro. Sentiamo. Nessuna lontananza, nel senso che vivo sull'isola, come tutti quanti sanno, la mia famiglia vive sull'isola, in particolare a Casamicciola, quindi nessun allontanamento. D'altra parte, costantemente mi sono sempre confrontato con gli amministratori di Casamicciola che hanno cercato sempre un'interlocuzione, quelli che l'hanno cercata, ovviamente non tutti l'hanno cercata, con me per capire un attimo i miei punti di vista rispetto a tutto quello che è accaduto. Dire la verità, in questi anni Casamicciola è stata interessata purtroppo prima dal terremoto nel 2017, poi dalla frana del 26 novembre scorso, e quindi voglio dire le problematiche sono aumentate notevolmente. Un popolo in ginocchio, un paese in ginocchio sotto tutti i punti di vista, moralmente, psicologicamente, dal punto di vista sociale, dal punto di vista imprenditoriale. Sappiamo tutti in che condizioni oggi riversa Casamicciola. Di fronte a queste sollecitazioni è avvenuto, soprattutto dopo la frana del 26 novembre, una richiesta, una sollecitazione di impegno diretto per cercare di dare una mano per il futuro affinché il comune possa riprendersi il prima possibile. Io ritengo che tutto ciò sia possibile, ovviamente nei tempi, in tempi normali e credibili. Perché? Perché ci sono delle risorse anche importanti, a dire la verità ci sono dal 2017 risorse importanti a disposizione dell'ente, oggi si sono aggiunte altre risorse importanti a seguito della frana, abbiamo un commissario per l'emergenza che è l'avvocato Lennini, che secondo me è una persona di grande competenza, di grande autorevolezza, e questo anche è importante, anzi indispensabile per la futura amministrazione, poter contare su questa esperienza e su una persona di una levatura come quella di Lennini, perché ovviamente la struttura commissariale e la futura amministrazione dovranno andare, diciamo, parallelamente e lavorare gomito a gomito giornalmente in piena sintonia, e io sono convinto che con il commissario Lennini si possa fare tutto ciò, e sicuramente per la futura amministrazione questo è un vantaggio notevole. Quindi io credo che ci siano tutti i presupposti per poter fare bene. Sono stato sollecitato, come dicevo, da un gruppo di amici che oggi sono candidati al Consiglio Comunale, da un altro gruppo cospicuo di amici che sono all'Atere, che non sono candidati ma sono molto vicini. Credo che si tratti di un gruppo di amici mosso da tanta voglia di fare,
che ha sicuramente le competenze giuste per poter fare un lavoro di squadra insieme a me, per poter dare le risposte che oggi i cittadini giustamente pretendono e che la futura amministrazione quindi deve prendere impegni, soprattutto in campagna elettorale, di poter dare. E continuiamo con la politica. Nel corso della trasmissione Nuvola Più, in onda nei prossimi giorni, l'ex consigliere comunale di Casamicciola Ciro Frallicciardi, candidato con la lista per Casamicciola a sostegno di Peppe Silvitelli, ha affrontato tutti i principali temi che riguardano il comune termale. Per Frallicciardi la sua squadra merita fiducia, soprattutto perché è composta da persone che sono sempre state al fianco dei cittadini. E non a caso, rispetto alla candidatura dell'ex sindaco Giosi Ferrandino, Frallicciardi ha punzecchiato l'europarlamentare. Nel 2007 è scappato ad Ischia preferendo la carriera piuttosto che lavorare per il paese che amministrava, ha dichiarato l'ex consigliere. Ascoltiamo uno straccio del suo intervento. Fondamentalmente mi sento di dire che voglio richiamare proprio un punto che abbiamo scritto nel nostro programma. Scegliere la squadra per Casamicciola significa scegliere la squadra sempre presente al vostro fianco. Credo che una figura... Quale figura migliore se non quella del nostro candidato sindaco Peppe Silvitelli, persona del popolo, vicina ai cittadini, amministratore da tanti anni, può rappresentare questa squadra? Una squadra di persone per bene, di persone disponibili, di persone che hanno l'esperienza, l'entusiasmo e la passione necessaria per affiancare questo processo di ripresa di Casamicciola e di rinascita di Casamicciola. Abbiamo all'interno l'ex sindaco Castagna, che con un atteggiamento molto ma molto umile sta dando il suo contributo, ha dato il suo contributo alla nascita di questo gruppo. Abbiamo giovani e donne e uomini che sono alla loro prima esperienza. Voglio citare Miriam De Crescenzo, voglio citare Anna Maria Patalano, che è la presidentessa del Consiglio d'Istituto, Stella del Sole, è una donna molto amata, molto voluta bene nella sua Casamicciola, la stessa Annalisa Iaccarino, la passionaria, che grazie anche alla sua passione, al suo sangue bollente, al suo amore per Casamicciola, sta dando un grande contributo di chiarezza nel paese, nella sua campagna elettorale, senza dimenticare Agostino Iacono, l'avvocato Iacono, Vitale Pitone, Antonio Piro, funzionario comunale per oltre 40 anni, quindi una persona molto voluta bene nel paese, oltre ad amministratori del passato, tra quali sottoscritto, che si accinge a fare la sua 7ª o 8ª campagna elettorale, quindi anche io ho già un po' di esperienza. C'è Peppe Zabatta, persona moto sempre presente sul territorio. Abbiamo Stani Senese, abbiamo Peppe Zabatta, Stani Senese, Giovanni Castagna e il nostro candidato sindaco Peppe Silvitelli. Quindi è una lista di persone che sono conosciute sul territorio, molto radicate, e sono sempre, per la loro storia e per la loro, diciamo, anche capacità di approcciarsi alla campagna elettorale, presenti sul territorio. Ai cittadini il mio invito è quello di andare a votare e di esprimere il proprio voto con serenità e con fiducia. Noi non andremo, se saremo scelti dai cittadini di Casamicciola, non andremo al comune con un atteggiamento, diciamo, di festa o diciamo di altezzoso o scostante. La porta del municipio sarà sempre aperta, non ci sarà bisogno di appuntamenti per parlare col sindaco, con i consiglieri e con gli assessori, e soprattutto sappiate che ci poniamo in questa campagna elettorale con un atteggiamento di ripresa e soprattutto di vicinanza a coloro che fino ad oggi stanno e ancora oggi stanno soffrendo per tutto quello che è successo il 26 novembre. Però una battuta sull'altra lista, dove troviamo chi chiaramente vi ha sfiduciato e una serie poi di componenti nuovi accompagnati dal ritorno di un ex sindaco di Casamicciola. Vuoi farmi fare una battuta su Giosi? Che mi volevi portare là. Giosi è stato sindaco di Casamicciola dal 2002-2007, andò via, lasciò Casamicciola pur potendo fare un secondo mandato per scegliere Ischia. Credo che i cittadini di Casamicciola non l'abbiano dimenticato, perché quella sera nel 2007 Giosi scelse di candidarsi a Ischia
lasciando Casamicciola, ha preferito la carriera piuttosto che a dedicarsi al suo comune. Oggi torna dopo 15 anni, invitato da eurodeputato, sicuramente una figura importante che ha esperienza e conoscenze della materia amministrativa, ma probabilmente mi permetterà anche lui di dire, io gliel'ho detto anche personalmente, ha perso un po' quell'empatia col territorio, mai come oggi necessaria per poter affrontare la fase che ci andiamo a vivere nel prossimo futuro. Chiudiamo la pagina della politica e apriamo quella della società. Durante la mattinata di ieri, giovedì 4 maggio, nello spazio antistante l'edificio della Polizia di Stato di Ischia, si è svolta la donazione di sangue straordinaria organizzata dall'Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato. Sono state coinvolte le scuole dell'isola e tutti i cittadini per contribuire a diffondere la cultura della solidarietà e della legalità. Donare sangue è un atto d'amore e un gesto di solidarietà che può salvare la vita a molte persone, oltre ad essere un modo per effettuare la prevenzione, afferma Tommaso Delli Paoli, presidente per la campagna dei donatori nati della Polizia di Stato. Vediamo il servizio. Oggi siamo qui ad Ischia per diffondere la cultura della donazione, una cosa essenziale che serve a salvare tante vite umane, un gesto semplice e veloce, tra l'altro è anche un modo per controllare il proprio stato di salute. Vogliamo ringraziare i cittadini di Ischia per essere stati disponibili, in particolare il dirigente del commissariato e di tutti i poliziotti e i vigili urbani che stamattina di buon'ora sono venuti qui a donare. Noi siamo l'associazione donatori nati della Polizia di Stato e ci prefiggiamo l'obiettivo, quello principale, di diffondere la cultura della donazione, in particolare quella della donazione del sangue. E unitamente a questo, oggi per esempio, l'abbiamo fatto unitamente agli istituti scolastici per diffondere, unitamente alla cultura della donazione, anche quella della legalità. Donare è già un atto primario che infonde e che è propedeutico ad avere un comportamento legale e di conseguenza il diffondere quella cultura della legalità. Buongiorno a tutti, salve, sono il professor Luigi La Monica, vicepresidente dell'Istituto Mennella. Siamo oggi qui in questa giornata per la donazione del sangue. Ringraziamo il dottor Ciro Re e la Polizia di Stato per averla organizzata e noi sicuramente abbiamo risposto sia sensibilizzando gli alunni e i genitori e sia sensibilizzando il personale scolastico. È sicuramente un'opportunità per sensibilizzare tutta la popolazione sulla cura per se stessi e sulla donazione verso le altre persone. Ci occupiamo ora di cultura. La Biblioteca Antoniana di Ischia ha varato dallo scorso 27 aprile il Maggio dei Libri, aderendo così alla campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Nella sua missione il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori ed associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. Nel servizio che segue la direttrice della Biblioteca Ischitana, dottoressa Lucia Annicelli, ci illustra il ricco programma. Vediamo. Quest'anno il Maggio dei Libri alla Biblioteca Antoniana ha preso avvio con un nome importante, quello di Gianluca Caporaso, quest'anno candidato al premio Strega Kids. Con il suo signor Conchiglia consolida, diciamo, e racconta il rapporto della Biblioteca Antoniana con le scuole del territorio. Il progetto infatti affonda le radici all'inizio dell'anno scolastico, quando i ragazzi hanno effettuato una serie di attività che hanno avuto anche dei precedenti qui in Biblioteca Antoniana, dove lo scrittore si è interfacciato spessissimo con noi anche attraverso video che appunto periodicamente inviava ai ragazzi. L'esperienza di Caporaso in qualche modo racconta un calendario dove la sinergia col mondo della scuola è determinante.
i progetti, per esempio il progetto con il professor Ciro Raia, che nasce diciamo in quella che è la programmazione di un calendario di manifestazioni dal titolo Sotto attacco del liceo Giorgio Buchner, è uno di questi esiti. Innumerevoli sono anche le manifestazioni che invece diciamo rappresentano una proposta anche di lettura della Biblioteca Antoniana. Siamo partiti con Essere speciale, Esseri speciali di Maria Lamberti, un volume sull'esperienza della clausura delle consolelle del monastero delle 33, per poi proseguire con una serie di presentazioni in biblioteca. Tra queste, in partnership con la FIDAPA, proponiamo la presentazione anche del libro La filosofia spiegata ai ragazzi di Rosanna Vespoli, così come la partnership con il Premio Internazionale di Giornalismo, che ci vede coinvolti il 28 maggio nella presentazione di un libro di Massimo Nava sulla quella sera in galleria Come nacque il Corriere della Sera, una presentazione che nasce per volontà appunto della fondazione e che riserverà delle sorprese per le partecipazioni. Notevoli sono anche gli appuntamenti invece per gli adulti in Biblioteca Antoniana con la lettura ad alta voce. Ospiteremo nelle date del 12, del 16, del 24 e del 30 maggio i lettori volontari del Circolo LAV di Ischia per la lettura, come preannunciato già in occasione della giornata della memoria di quest'anno, del testo di Edgar Kupfer, L'isola dimenticata, un testo che ci introdurrà alla conoscenza del territorio, di un territorio che oramai abbiamo in qualche modo trasformato e che ci permetterà di interrogarci anche circa dove vogliamo andare. Attenzione al fumetto, come ogni anno, sarà riservata all'ultimo lavoro di Marco Ferrandino e Germano Massenzio, Munch, un graphic novel che ha riscosso grandissimo successo al Comics di Napoli e che vedrà i due autori coinvolti in biblioteca nella condivisione del proprio lavoro. Naturalmente le manifestazioni della Biblioteca Antoniana saranno regolarmente aggiornate sulla pagina Facebook della biblioteca e vi aspettiamo numerosi. E vediamo ora che tempo farà domani. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. L'anticiclone interesserà ancora il Mediterraneo centrale, mentre a nord delle Alpi via vai di perturbazioni atlantiche, scorribande atlantiche sul vecchio continente con delle precipitazioni. Nel dettaglio possiamo notare una giornata comunque sull'Italia di cieli sereni o poco nuvolosi, corpi nuvolosi invece più a nord sulla Francia. E la mappa zoom precipitazioni Mediterraneo possiamo notare una giornata con clima asciutto, in serata però formazioni temporali su Alpi, Prealpi e Ovest Piemonte. In sintesi quindi la giornata anticiclonica dappertutto, più che altro le temperature che risulteranno estive al nord sul versante tirrenico 26-27 gradi, punte anche di 28 gradi al nord-ovest. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trevi Meteo. Bene, anche per questa sera è tutto. Per tutti gli altri aggiornamenti potete consultare il nostro sito www.nuvola.tv e vi lasciamo ora alla puntata speciale di Nuvola Più, speciale lezioni politiche di Forio, con ospiti in studio Salvatore Serpico e Nando Castaldi. Buon prosieguo!